Blitz della polizia di Catania in via Capopassero. Sono stati impiegati 120 uomini della questura con unità cinofile antidroga per la ricerca di armi ed esplosive, pattuglie del reparto prevenzione e crimine della polizia di Stato, squadre del decimo reparto mobile, equipaggi della polizia stradale, del gabinetto regionale della polizia scientifica di Catania, oltre al supporto fornito dall'elicottero del reparto volo della polizia di Stato di Reggio Calabria. Sono stati eseguiti anche controlli congiunti con tecnici specializzati Enel e Sidre per verificare la regolarità delle forniture. I poliziotti hanno sorpreso un soggetto, che poi è stato anche arrestato, trovato in possesso di 209 dosi di marijuana e 208 dosi di cocaina. Gli agenti hanno controllato 135 veicoli, identificato 214 soggetti e contestate anche violenze. I posti di blocco sono stati effettuati nella zona di interesse operativo e verificate anche attività, controllate anche alcune licenze. Si tratta di un'attività della questura predisposta per il controllo del territorio e la tutela della legalità.